Dentro al consumo. Percorsi per un consumatore consapevole. In collaborazione con Federconsumatori Rimini. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Dentro al Consumo, il nostro approfondimento in collaborazione con la Federconsumatori, la scorsa settimana dedicato al tema delle bollette, dell'energia e del gas. In questo caso invece parliamo di telefonia. Telefonia che in questo periodo di emergenza ha iniziato a avere un ruolo ancora più importante per tutti i cittadini costretti in casa. Le varie compagnie in qualche modo si sono adoperate su base volontaria, ma insomma con il monitoraggio anche dell'authority. Noi abbiamo cercato di approfondire quello che hanno fatto e anche come eventualmente accedere a questi servizi, grazie all'avvocato Enrica Tosi, che è consulente proprio della Federconsumatori di Rimini. Sentiamo quello che ci ha detto. Le compagnie si sono mosse insieme in maniera anche compatta, mettendo in campo tutta una serie di attività a sostegno di quella che sentiamo chiamare spesso solidarietà digitale. Diciamo che le iniziative si sono di fatto articolate su tre pilastri fondamentali: quello dell'erogazione dei servizi, quello dell'attività del recupero credito e quello delle altre iniziative volontarie di più ampio spettro. È intervenuto in questo ambito anche l'Agicom, che è l'autorità garante delle telecomunicazioni, che ha richiesto alle compagnie telefoniche una comunicazione formale di tutte le attività che sono state appunto messe in campo. Le risposte ricevute sono state riassunte in una tabella che l'Agicom ha pubblicato, suddividendolo appunto nei tre pilastri di cui vi ho detto prima. Entrando nel merito delle azioni, quella che più interessa e che coinvolge direttamente i consumatori è sicuramente quella dell'erogazione dei servizi. In buona sostanza i servizi si sono articolati nell'ambito della traffico dati e del traffico voce. Nell'ambito del traffico voce, quasi tutte le compagnie hanno reso possibile telefonare illimitatamente sia da rete fissa che da rete mobile. Nell'ambito invece del traffico dati, alcune compagnie hanno preferito riconoscere ai propri clienti un aumento di plafond di traffico dati, a volte contenendolo in 50 giga gratuiti, a volte contenendolo in 100 giga gratuiti, a volte addirittura rendendolo illimitato quanto a quantità di traffico, ma limitandolo nel tempo, contenendolo ad esempio nell'utilizzo di un mese. Per quel che riguarda invece la sospensione dell'attività di recupero crediti, anche un altro aspetto importante, molto importante per i consumatori, di energia e gas, ma insomma questo è un aspetto che riguarda anche la telefonia. Beh, occorre in primo luogo evidenziare una netta differenza. Nell'ambito della telefonia non vi è la sospensione del pagamento delle utenze telefoniche. Nell'ambito della telefonia è stato possibile procedere ad una sospensione dell'attività di recupero credito per quei clienti morosi che risiedono nei territori che vanno a costituire quella che oggi noi chiamiamo la ex zona rossa. Alcune compagnie invece hanno esteso questa sospensione a tutto il territorio italiano. Addirittura c'è invece una compagnia telefonica che ha previsto la riattivazione delle linee che erano state sospese a seguito di morosità. L'ultima a cui mi riferivo è la Fastweb. Fastweb ha riconosciuto la centralità dell'elemento di comunicazione tra le persone in questo periodo di emergenza sanitaria, per cui, come dicevo, ha deciso di riattivare le utenze telefoniche che erano state sospese per morosità.
Per quel che riguarda invece le altre iniziative di natura volontaria, esse si articolano sotto vari aspetti. Diciamo che la fa da padrona il sostegno all'attività della didattica a distanza. E questo è stato fatto attraverso il potenziamento dei server, che è stato fondamentale per permettere, ad esempio, a tantissimi studenti di poter continuare l'attività didattica scolastica servendosi di nuove applicazioni di videoconferenza. Io stessa ho riscontrato come nel giro di pochissimo tempo alcune applicazioni che su dispositivi mobili funzionavano in maniera limitata hanno potuto trovare piena applicazione e fruizione, così come se fossero state utilizzate dal PC. Un'altra attività di iniziativa volontaria molto importante è stato il regalo che quasi tutte le compagnie telefoniche hanno fatto di smartphone e tablet alle strutture sanitarie, permettendo così di fatto per gli ammalati isolati che non possono ricevere visite dai parenti di poterli sentire e vedere grazie anche al prezioso aiuto del personale sanitario che si presta a fare un po' da ponte. Le compagnie telefoniche hanno anche donato SIM card, smartphone e tablet alle istituzioni scolastiche, rendendo possibile la didattica a distanza a quelle famiglie meno abbienti o meno tecnologicamente allineate. Un'altra attività secondo me molto importante è stata quella svolta nei confronti delle famiglie che abbiano studenti delle scuole secondarie, per le quali è stato rimosso il limite di traffico dati, ancora un'azione rivolta a sostegno della didattica a distanza. Sono stati offerti dei percorsi di formazione digitale gratuita. Tutta una serie di iniziative che, come vi dicevo, sono riassunte in una tabella che invito i consumatori a consultare direttamente sul sito dell'Agicom, anche per poter in questo modo riuscire a comprendere chiaramente quali sono le agevolazioni di cui possono liberamente fruire. Anche se diciamo che sostanzialmente le compagnie si sono attivate per farle sapere tramite messaggi, SMS e quant'altro solitamente. Sì, è una cosa molto importante che non ho detto prima, l'attivazione di questi servizi è sempre ad iniziativa del consumatore e quindi è bene che il consumatore si faccia parte attiva e diligente per la fruizione di questi benefici, se vogliamo chiamarli in questo modo. Purtroppo in questo periodo di emergenza tramite proprio i sistemi di messaggistica spesso abbiamo visto circolare anche tante di quelle che vengono definite fake news. Anche su questo ci sono stati degli accorgimenti presi? Sì, ce ne sono stati diversi. Allora, è intervenuta l'Agicom con l'istituzione di un osservatorio sulla disinformazione online, che si è ampliata con un'edizione speciale dedicata proprio alle fake news in tema di coronavirus. Ed è notizia invece degli ultimi giorni che il sistema di messaggistica istantanea che noi tutti conosciamo e utilizziamo ed è WhatsApp ha deciso di limitare la trasmissione contemporanea su più chat di tutta una serie di messaggi aventi ad oggetto annunci o video che infettino smartphone o che abbiano ad oggetto informazioni circa buoni sconto per acquisire cibo o abbigliamento. Questo tipo di limitazione che appunto permetterà la divulgazione e la diffusione di questi messaggi solo una chat alla volta è volto sicuramente ad alleggerire i server di WhatsApp e, avevi anticipato tu, anche a limitare la diffusione delle fake news. Diciamo che è un periodo in cui si ha tanto a cui pensare, quindi forse anche i problemi legati alla telefonia in questo periodo sono un po' diminuiti, ma avete avuto delle segnalazioni?
Le segnalazioni in tema di telefonia non sono diverse rispetto a quelle che abbiamo ricevuto e che riceviamo nell'ambito di tutto l'anno. Sono problemi legati all'applicazione delle condizioni generali di contratto, riguardano magari disattivazioni, richieste e non eseguite. Ma in particolare in periodo di emergenza con un coronavirus non abbiamo ricevuto segnalazioni differenti. Mi piace però evidenziare che l'attività di tutela rispetto a questo ambito non è cambiata. Non è cambiata né da parte di Federconsumatori, che continua ad essere operativa seppur con lavoro a distanza, né da parte degli operatori che continuano a dare risposta ai reclami che noi inviamo attraverso i canali dedicati, sia attraverso le conciliazioni che da diverso tempo si svolgono attraverso piattaforme online. Quindi in questo senso la comunicazione a distanza continua a venirci in aiuto e permette di dare assistenza ai consumatori, così come abbiamo fatto fino ad ora. Naturalmente per le segnalazioni a Federconsumatori c'è un cellulare attivo, perché anche i consulenti sono in modalità smart working, il 380 3876127, dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì. Nel corso dell'intervista l'avvocato faceva riferimento a questa tabella pubblicata sul sito dell'Agicom, insomma non la potete vedere ma è più o meno questa nella versione stampata, sono elencate le varie compagnie telefoniche una per una, accanto ad esse c'è l'erogazione di servizi gratuiti eventualmente decisi, la modalità, la decisione presa per quanto riguarda le attività di recupero e sollecito dei pagamenti e poi c'è un'altra colonna nella quale si parla di iniziative volontarie come ad esempio quelle a supporto della didattica a distanza, compagnia per compagnia tutte le decisioni prese e anche le modalità per attivare eventualmente questi servizi gratuiti. Quindi vi rimandiamo anche al sito dell'autorità, dell'Agicom, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dove potete trovare tutti i dettagli del caso. Grazie per averci seguito anche in questa puntata, noi con Dentro al Consumo ci ritroviamo la prossima settimana. Dentro al Consumo, percorsi per un consumatore consapevole. In collaborazione con Federconsumatori Rimini. Realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2018.